Amare è accogliere qualcuno come parte di sé, è ascoltarlo, sentirlo a un livello tale da comprenderlo. Ma voglio spingermi oltre. Se vuoi che qualcuno si senta amato, devi smetterla di amarlo e iniziare a provare a comprenderlo. Come specie non ci prendiamo il tempo di capire veramente le persone, invece ci innamoriamo così, quasi inconsciamente, perché ci sentiamo bene vicino a qualcuno, ci sentiamo a nostro agio. E spesso, quando approcciamo una relazione in questo modo, non facciamo altro che innamorarci di un'immagine mentale, che non ha niente a che vedere quasi sempre con la persona. Per farti capire perché questo tipo di relazione è un incubo, voglio farti un esempio. Immagina di avere davanti a te un bambino che vede un acquario pieno di pesci. È innamoratissimo di un pesciolino in particolare. E tu, come genitori, decidi di comprargli un piccolo acquario, mettendoci dentro quel tipo di pesciolino. Il bambino desidererà mostrare il suo amore verso il pesce e allora che cosa farà? Prenderà il pesciolino, se lo stringerà al cuore, lo bacerà, lo avvolgerà intorno a un panno bianco, gli dirà quanto lo ama e poi lo rimetterà nell'acqua. Ma a quel punto il pesciolino ovviamente sarà morto. Il bambino semplicemente mostra amore al pesciolino nel modo in cui lui si sentirebbe amato. E improvvisamente la nostra relazione finisce e noi non sappiamo nemmeno come sia stato possibile. E improvvisamente la persona che amiamo ci dice: "Non mi sono mai sentito amato da te". Ma com'è possibile? Ho speso ogni secondo della mia vita a cercare di amarti, ad amarti. Quello che mancava non era l'amore, era la comprensione.